L'occhio fotografico è il grande insonne, possiede il segreto moderno dell'ubiquità. Diventa acrobata per dare la caccia alle acrobazie. Follia e saggezza degli uomini, tutto è preda dell'occhio fotografico. Luigi Barzini Junior prepara l'almanacco dei sette giorni e tutto uno stato maggiore lavora le altre rubriche. Migliaia di fotografie vengono esaminate. Eugenio Danese prepara le cronache sportive. Il redattore capo Giancarlo Vigorelli con Mila Contini e Diego Calcagno, redattore di Quadriglia. Oggi si legge la fotografia. È nato un mestiere nuovo. Il giornalista fa leggere con l'impaginazione. Si prepara Canocchiale, panorama fotografico di tutto il mondo. Il direttore Pallavicini, con valle della redazione milanese e un asso degli inviati, Indro Montanelli. La copertina, il grido che ferma il passante, è il problema dell'ultima ora. Già le rotative girano, vorticoso inseguimento di pagine stampate, cascata di fogli, Niagara di immagini e parole. Il risultato di questo ordinato ciclone lo troverete nelle edicole. Si chiama La settimana incomoda.